Luigi Pirandello. Ciaula scopre la luna. Legge Mimmo Strati. I picconieri quella sera volevano smettere di lavorare, senza aver finito di estrarre le tante casse di zolfo che bisognavano il giorno appresso a caricar la calcara. Cacciagallina, il soprastante, s'affierò contro essi con la rivoltella in pugno davanti la buca della cace per impedire che ne uscissero. Corpo di sangue di... Indietro tutti! Giù tutti di nuovo alle cave! A buttar sangue fino all'alba o faccio fuoco! Boom! Fece uno dal fondo della buca. Boom! Echeggiarono parecchi altri. E con risa e bestemmie e urli di scherno fecero impeto. E chi dando una gomitata, chi una spallata, passarono tutti meno uno. Chi? Si scarda, si sa. Quel povero cieco d'un occhio sul quale Cacciagallina poteva far bene il gradasso. Gesù, che spavento! Gli si scagliò addosso che neanche un leone. Lo agguantò per il petto e quasi avesse in pugno anche gli altri, gli urlò in faccia scrollandolo furiosamente. Indietro tutti, vi dico, canaglia! Giù tutti alle cave o faccio un macello! Ziscarda si lasciò scrollare pacificamente. Doveva pur prendersi uno sfogo quel povero galantuomo. Ed era naturale che se lo prendesse su di lui. Che vecchio com'era, poteva offrirglielo senza ribellarsi. Del resto aveva anche lui a sua volta sotto di sé qualcuno più debole, sul quale rifarsi più tardi. Ciaula e il suo Caruso. Quegli altri, eccoli là, s'allontanavano giù per la stradetta che conduceva a Comitini. Ridevano e gridavano. Così, tienti forti codesto, Cacciagallì, te lo riempirà lui il calcherone per domani. Gioventù. Sospirò con uno squallido sorriso d'indulgenza si scarda a Cacciagallina. E ancora agguantato per il petto, piegò la testa da un lato, stiracchiò verso il lato opposto il labbro inferiore e rimase così per un pezzo, come in attesa. Era una smorfia a Cacciagallina? O si burlava della gioventù di quei compagni là? Veramente, tra gli aspetti di quei luoghi, strideva quella loro allegria, quella velleità di baldanza giovanile. Nelle dure facce quasi spente dal buio crudo delle cave sotterranee, nel corpo sfiancato dalla fatica quotidiana, nelle vesti strappate, avevano il livido squallore di quelle terre senza un filo d'erba, sforacchiate dalle zolfare come da tanti enormi formicai. Ma no, Fiscarda, fisso in quel suo strano atteggiamento, non si burlava di loro. Ne faceva una smorfia a Cacciagallina, quello era il versaccio solito, con cui non senza stento si deduceva pian piano in bocca la grossa lagrima che di tratto in tratto gli colava dall'altro occhio, da quello buono. Aveva preso gusto a quel saporino di sale e non se ne lasciava scappar via neppure una. Poco. Una goccia di tanto in tanto, ma buttato dalla mattina alla sera laggiù, 200 e più metri sottoterra, col piccone in mano che a ogni colpo gli strappava come un ruglio di rabbia dal petto, Ziscarda aveva sempre la bocca arsa e quella lagrima per la sua bocca era quel che per il naso sarebbe stato un pizzico di rapè, un gusto e un riposo. Quando si sentiva l'occhio pieno, posava per un poco il piccone e guardando la rossa fiammella fumosa della lanterna confitta nella roccia che alluciava nella tenebra dell'antro infernale qualche scaglietta di zolfo qua e là o l'acciaio del palo o della piccozza, piegava la testa da un lato, stiracchiava il labbro inferiore e stava ad aspettare che la lagrima gli colasse giù, lenta, per il solco scavato dalle precedenti. Gli altri, chi il vizio del fumo, chi quello del vino. Lui aveva il vizio della sua lagrima. Era del sacco lacrimale malato, e non di pianto, quella lagrima. Ma si era bevute anche quelle del pianto, Ziscarda, quando 4 anni addietro gli era morto l'unico figliuolo per lo scoppio d'una mina.
lasciandogli 7 orfanelli e la nuora da mantenere. Tuttora gliene veniva giù qualcuna più salata delle altre. Ed egli la riconosceva subito, scuoteva il capo allora e mormorava un nome. Calicchio. In considerazione di Calicchio morto e anche dell'occhio perduto per lo scoppio della stessa mina, lo tenevano ancora lì a lavorare. Lavorava più e meglio di un giovane, ma ogni sabato sera la paga gli era data e, per dir la verità, lui stesso se la prendeva come una carità che gli facessero. Tanto che, intascandola, diceva sottovoce, quasi con vergogna, «Dio gliela renda merito». Perché di regola doveva presumersi che uno della sua età non poteva più lavorare bene. Quando Cacciagallina alla fine lo lasciò per correre dietro agli altri e indurre con le buone maniere qualcuno a far nottata, Ziscarda lo pregò di mandare almeno a casa uno di quelli che ritornavano al paese ad avvertire che egli rimaneva alla zolfara e che perciò non lo aspettassero e non stessero in pensiero per lui. Poi si volse attorno a chiamare il suo Caruso, che aveva più di 30 anni e poteva averne anche 7 o 70, scemo com'era, e lo chiamò col verso con cui si chiamano le cornacchie ammaestrate. «Tepa, tepa!» Ciaula stava a rivestirsi per ritornare al paese. Rivestirsi per Ciaula significava togliersi prima di tutto la camicia, o quella che un tempo era stata forse una camicia, l'unico indumento che, per modo di dire, lo coprisse durante il lavoro. Toltasi la camicia, indossava sul torace nudo, in cui si potevano contare a una tutte le costole, un panciotto bello, largo e lungo, avuto in elemosina, che doveva essere stato un tempo elegantissimo e sopraffino. Ora il lurilume vi aveva fatto una tal roccia che a posarlo per terra stava ritto. Con somma cura Ciaula ne affibbiava i 6 bottoni, 3 dei quali ciondolavano, e poi se lo mirava addosso, passandoci sopra le mani, perché veramente ancora lo stimava superiore ai suoi meriti. Una galanteria. Le gambe nude, misere e sbilenche durante quell'ammirazione, gli si accaponavano, illividite dal freddo. Se qualcuno dei compagni gli dava uno spintone, gli allungava un calcio gridandogli «Quanto sei bello!». Egli apriva fino alle orecchie ad ansa la bocca sdentata a un riso di soddisfazione, poi infilava i calzoni, che avevano più di una finestra aperta sulle natiche e sui ginocchi, s'avvolgeva in un cappottello d'albagio tutto rappezzato e scalzo, imitando meravigliosamente a ogni passo il verso della cornacchia, cra, cra, per cui lo avevano soprannominato Ciaula, s'avviava al paese. «Cra, cra!» rispose anche quella sera al richiamo del suo padrone, e gli si presentò tutto nudo, con la sola galanteria di quel panciotto debitamente abbottonato. Va a rispogliarti», gli disse Ziscarda. «Rimettiti il sacco e la camicia. Oggi per noi il Signore non fa notte». Ciaula non fiatò. Restò un pezzo a guardarlo a bocca aperta con occhi da ebete. Poi si poggiò le mani sulle reni e, raggrinzando in su il naso per lo spasimo, si stirò e disse: «Gnabonu, va bene». E andò a levarsi il panciotto. Se non fosse stato per la stanchezza e per il bisogno del sonno, lavorare anche di notte non sarebbe stato niente, perché laggiù tanto era sempre notte lo stesso. Ma questo per Ziscarda. Per Ciaula, no. Ciaula, con la lumierina a olio nella rimboccatura del sacco sulla fronte e schiacciata la nuca sotto il carico, andava su e giù per la lubrica scala sotterranea, erta, a scalini rotti e su, su, affievolendo a mano col fiato mozzo, quel suo crocchiare a ogni scalino, quasi un gemito di strozzato. Rivedeva a ogni salita la luce del sole. Dapprima ne rimaneva abbagliato, poi col respiro che traeva nel liberarsi dal carico, gli aspetti noti delle cose circostanti gli balzavano davanti. Restava ancora ansimante a guardarli un poco e, senza che n'avesse chiara coscienza, se ne sentiva confortare. Cosa strana,
della tenebra fangosa delle profonde caverne, ove dietro ogni svolto stava in agguato la morte. Ciaula non aveva paura, né paura delle ombre mostruose che qualche lanterna suscitava a sbalzi lungo le gallerie, né dal subito guizzare di qualche riflesso rossastro qua e là in una pozza, in uno stagno d'acqua sulfurea. Sapeva sempre dov'era. Toccava con la mano in cerca di sostegno le viscere della montagna e ci stava cieco e sicuro come dentro il suo alvo materno. Aveva paura, invece, del buio vano della notte. Conosceva quello del giorno, laggiù, intramezzato da sospiri di luce, di là dall'imbuto della scala per cui saliva tante volte al giorno, con quel suo specioso arrangolio di cornacchia strozzata. Ma il buio della notte non lo conosceva. Ogni sera, terminato il lavoro, ritornava al paese con Siscarda e là, appena finito di ingozzare i resti della minestra, si buttava a dormire sul saccone di paglia per terra come un cane. E invano i ragazzi, quei 7 nipoti orfani del suo padrone, lo pestavano per tenerlo desto e ridere della sua sciocchezza. Cadeva subito in un sonno di piombo, dal quale ogni mattina, alla punta dell'alba, soleva riscuoterlo un noto piede. La paura che egli aveva del buio della notte gli proveniva da quella volta che il figlio di Siscarda, già suo padrone, aveva avuto il ventre e il petto squarciati dallo scoppio della mina e Siscarda stesso era stato preso in un occhio. Giù, nei vari posti a zolfo, si stava per levar mano, essendo già sera, quando si era sentito il rimbombo tremendo di quella mina scoppiata. Tutti i picconieri e i carosi erano accorsi sul luogo dello scoppio. Egli solo, Ciaula, atterrito, era scappato a ripararsi in un antro noto soltanto a lui. Nella furia di cacciarsi là, gli si era infranta contro la roccia la lumierina di terracotta. E quando alla fine, dopo un tempo che non aveva potuto calcolare, era uscito dall'antro nel silenzio delle caverne tenebrose e deserte, aveva stentato a trovare a tentoni la galleria che lo conducesse alla scala. Ma pure non aveva avuto paura. La paura lo aveva assalito invece nell'uscir dalla buca nella notte nera, vana. S'era messo a tremare, sperduto, con un brivido per ogni vago alito indistinto nel silenzio arcano che riempiva a sterminata vacuità, ove un brulichio infinito di stelle fitte, piccolissime, non riusciva a diffondere alcuna luce. Il buio, ove doveva esser lume, la solitudine delle cose che restavano lì con un loro aspetto cangiato e quasi irriconoscibile quando più nessuno le vedeva, gli avevano messo in tale subbuglio l'anima smarrita che Ciaula s'era all'improvviso lanciato in una corsa pazza come se qualcuno lo avesse inseguito. Ora, ritornato giù nella buca con Siscarda, mentre stava ad aspettare che il carico fosse pronto, egli sentiva a mano crescersi lo sgomento per quel buio che avrebbe trovato sbucando dalla zolfara, e più per quello che per questo delle gallerie e della scala, rigovernava attentamente la lumierina di terracotta. Giungevano da lontano gli stridori e i tonfi cadenzati della pompa che non posava mani né giorno né notte. E nella cadenza di quegli stridori e di quei tonfi si intercalava il ruglio sordo di Siscarda, come se il vecchio si facesse aiutare a muovere le braccia dalla forza della macchina lontana. Alla fine il carico fu pronto e Siscarda aiutò Ciaula a disporlo e rammontarlo sul sacco attorto dietro la nuca. A mano che Siscarda caricava, Ciaula sentiva piegarsi sotto le gambe. Una a un certo punto prese a tremargli convulsamente così forte che, temendo di non reggere al peso, con quel tremitio Ciaula gridò: «Basta, basta!» «Che basta, carogna!» gli rispose Siscarda e seguitò a caricare. Per un momento la paura del buio della notte fu vinta dalla costernazione che,
così caricato e con la stanchezza che si sentiva addosso, forse non avrebbe potuto arrampicarsi fin lassù. Aveva lavorato senza pietà tutto il giorno. Non aveva mai pensato, Ciaula, che si potesse aver pietà del suo corpo e non ci pensava neppure ora. Ma sentiva che proprio non ne poteva più. Si mosse sotto il carico enorme che richiedeva anche uno sforzo d'equilibrio. Sì, ecco, sì. Poteva muoversi almeno finché andava in piano, ma come sollevar quel peso quando sarebbe cominciata la salita? Per fortuna, quando la salita cominciò, Ciaula fu ripreso dalla paura del buio della notte a cui tra poco si sarebbe affacciato. Attraversando le gallerie quella sera, non gli era venuto il solito verso della cornacchia, ma un gemito raschiato e protratto. Ora, su per la scala, anche questo gemito gli venne meno, arrestato dallo sgomento del silenzio nero che avrebbe trovato nella impalpabile vacuità di fuori. La scala era così erta che Ciaula, con la testa protesa e schiacciata sotto il carico, pervenuto all'ultima svoltata, per quanto spingesse gli occhi a guardare in su, non poteva vedere la buca che vaneggiava in alto, curvo, quasi toccando con la fronte lo scalino che gli stava sopra e sulla cui lubricità la lumierina vacillante rifletteva appena un fioco lume sanguigno. E gli veniva su, su, su dal ventre della montagna, senza piacere, anzi, pauroso della prossima liberazione. E non vedeva ancora la bocca, che lassù, lassù si apriva come un occhio chiaro ad una deliziosa chiarità d'argento. Se ne accorse solo quando fu agli ultimi scalini. Dapprima, quantunque gli paresse strano, pensò che fossero gli estremi barlumi del giorno. Ma la chiaria cresceva sempre più, come se il sole che egli aveva pur visto tramontare fosse rispuntato. Possibile. Restò, appena sbucato all'aperto, sbalordito. Il carico gli cadde dalle spalle. Sollevò un poco le braccia, aprì le mani nere in quella chiarità d'argento. Grande, placida, come in un fresco, luminoso oceano di silenzio. Gli stava di faccia la luna. Sì, egli sapeva che cos'era. Ma come tante cose si sanno, a cui non si è dato mai importanza. E che poteva importare a Ciaula che in cielo ci fosse la luna? Ora soltanto, così sbucato di notte dal ventre della terra, egli la scopriva. Estatico cadde a sedere sul suo carico, davanti alla buca. Eccola là, la luna. C'era la luna. E Ciaula si mise a piangere senza saperlo e senza volerlo, dal gran conforto, dalla grande dolcezza che sentiva nell'averla scoperta. Là, mentre ella saliva pel cielo, la luna, col suo ampio velo di luce, ignara dei monti, dei piani, delle valli che rischiarava, ignara di lui, che pure per lei non aveva più paura, né si sentiva più stanco. Nella notte, ora piena, del suo stupore.